Tommy, scusa, mi sono scordato del tuo messaggio. Comunque no, io butto lì la provocazione, cioè che poi provocazione non è, è come proprio viene? Una domanda che mi viene dal cuore. Come viene? Come cazzo fai a preferire in Rainbows a Kidei? Cioè, ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? No, vabbè, è un bel disco, nel senso, aspetta. Non sto dicendo che è merda fumante, cioè è veramente un disco con dei picchi, ci sono dei pezzi molto affascinanti, anche per costruzione, è un disco complesso ma non troppo, però boh, cioè nel senso, i picchi veri loro secondo me sono altri. Si è aperta sta parentesi prima, ora non voglio andare off topic, però boh, sono curioso di sapere, anche perché in realtà ho letto qualcuno li garba l'ultimo di più, cioè l'ultimo quello full, insomma, che è fighissimo, è di una tristezza immane, però è bello. E altri dicono, no, mi piace di più The Benz, per dire, non so. Quindi è bella questa, non lo so, sono molto curioso di sapere le varie campane. Qua campane ce ne stanno tante, Tommy, perché proprio per questo la grandezza di sta band è che dove tocchi tu trovi fan. Allora, normalmente, io ti dico, il fan meno incline al rischio tende ad ammirare di più The Benz e OK Computer. Addirittura ci sono dei fan di The Benz pazzeschi, che sono tutti quelli che hanno più o meno età mia, che amano un rock più o meno agevole e quindi trovano quello che è bello, un po' rocchettino, ma anche molto emozionale, lo trovano anche addirittura più interessante rispetto a OK Computer, perché già dentro OK Computer sì, però ci sono due o tre canzoni un po' storte, e allora no, forse meglio Dritti, meglio Fake Plastic Trees, perché alla fine sono più contento e poi quanto mi emoziono quando entrano tutti gli strumenti. OK Computer è già un disco che invece allarga molto il bacino e porta pubblico a quello che saranno i Radiohead successivamente, quindi tanti che non li conoscevano dicono, ma che sono quelli dei Grip? Sì, ma pensate, ma guarda, non mi sarei mai aspettato, che bello. E allora si infervorano perché sentono questa artisticità e tutto, che però poi viene messa a dura prova da Kidei, dove tutti dicono, oh, cazzozzo, ammazza, allora quelli che avevano apprezzato OK Computer perché avevano sentito in OK Computer tutte le stranezze che potevano essere cose interessanti, prendono e vanno verso Kidei con un durello grosso così, spade dei 23 centimetri, dicendo che bello cazzo, mamma mia, questo è il gruppo della vita perché hanno spostato tutto, hanno cambiato tutto. Invece gli altri, no cazzo, però a me mi piaceva, in effetti mi piaceva Karma Police, ma adesso hanno fatto queste cose strane, io non le comprendo più. Però Kidei resta un capolavoro assoluto. Amnesiac, non te dico, quelli che stavano ancora fissi su Karma Police hanno detto, vabbè, ciaone, se ne andiamo, perché comunque tira un'aria bruttissima. E invece gli altri ancora a due mani, se prima con una mano sola se la fanno a due mani. Dopodiché arrivano gli altri dischi. E secondo me, quelli che hanno pensato che Kidei e Amnesiac fossero i picchi dell'era mai esistita iniziano ad avere un certo snobismo nei confronti di altre soluzioni un pochettino più semplici, meno, diciamo, di art rock, ma comunque estremamente artistiche, dei dischi successivi. Allora Hail to the Thief è un grande disco, però è un grande disco dove ci stanno un po' dei momenti semplici, allora non mi ci riconosco, però Der, però Two and Two, eccetera. Allora, però comunque poi alla fine ci sta il pezzo jazz che non è jazz, ci sono dei riferimenti particolari, il disco comunque bello, non li mollo, capisco, però comunque non saranno mai quelli ancora di Kidei, eccetera, e secondo me dove stai te. Dopodiché, quando arriva il Rainbows, per me è proprio la rivoluzione più completa, è proprio la rivoluzione più completa, perché indipendentemente da Hail to the Thief è proprio un disco meraviglioso dove c'è il meglio di tutti quanti i mondi, c'è la sintesi completa, c'è il meglio del Tom York solista, c'è il meglio dei Radiohead che sperimentano, c'è il meglio dei Radiohead che invece fanno canzoni che sono colte, ricche e centrate, c'è il meglio del suono, perché ci sono delle cose che sono incredibilmente ricche ma incredibilmente anche accessibili, ci sono delle canzoni dentro, ci sono delle composizioni dentro, ci sono delle composizioni furiose dentro quel disco, per me apici, in assoluto gli apici. Per quanto riguarda l'ultimo album, invece, secondo me si arriva a un disco di incredibile ricercatezza, perché non paghi di tutto questo la risposta un'altra volta. Tu immagina dei traslocatori che ogni volta hanno dei mobili, hanno una casa, ma nemmeno, immagina degli arredatori, c'hanno sta casa bellissima, ormai è una casa pazzesca, ci hanno fatto quello che volevano, ci hanno fatto la pop art, ci hanno messo il feng shui, hanno fatto il minimalismo, l'hanno arricchita coloniale, hanno fatto questo e quest'altro. Poi a un certo punto dico, senti, sai che c'è, cambiamo tutto, facciamo tutto anni 70, oppure facciamo tutto in una maniera completamente diversa, tipo Moon Shape Pool, e fanno una roba che è straordinaria. Dicevo, ma c'era una canzone che apprezzavano tanto, sì, bravo,
Ma gliela rifacciamo più storta. Mi raccomando, True Love Waits non gliela fai identica, cambia, storcela. Questo sono i Radiohead. Sono degli arredatori. Hanno uno spazio, un open space, fanno come cazzo gli pare. E qualsiasi cosa facciano sono capolavori. Motivo per cui, soprattutto, io amo i Rainbows è perché questa canzone non c'è da nessuna parte. E per me è la loro canzone più bella di sempre. Per me, ad oggi, questa è la canzone più bella di sempre.